Una buona serata, ben ritrovati da Speciale News Web 24. L'Italia deve riformare la legge sullo ergastolo ostativo. Così si è espressa la Corte Europea dei Diritti di Strasburgo, che ha rifiutato la richiesta di un nuovo giudizio avanzata dal nostro governo, facendo diventare così definitiva la sentenza dello scorso 13 giugno. La Corte aveva considerato ammissibile il ricorso avanzato da un detenuto per mafia. Immediate le reazioni politiche. Il presidente della commissione parlamentare antimafia Moura parla di scontro durissimo tra la Corte europea e il nostro paese, mentre il ministro della giustizia Bonafede dice: non condividiamo nella maniera più assoluta questa decisione. Ne prendiamo atto e faremo vedere in tutte le sedi le ragioni del governo italiano e di una scelta che lo Stato ha fatto tanti anni fa. Una persona può accedere ai benefici a condizione che collabori con la giustizia. 5 bambini sono ricoverati in condizioni critiche, di cui uno gravissimo, dopo un incidente avvenuto vicino a Torino, dove un'auto parcheggiata in discesa li ha travolti. L'auto parrebbe di proprietà di uno dei ragazzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Uno dei bambini, che è ricoverato in condizioni gravissime, dovrà subire un intervento neurochirurgico. La Puglia trionfa agli Awards 2019 di Food and Travel Italia. Infatti, la nostra regione è stata premiata come regione dell'anno. C'è stata la soddisfazione del governatore regionale pugliese Michele Emiliano, che parla di enorme successo. Si tratta di un elemento e di una manifestazione che è conosciuta al mondo, che esalta il meglio della gastronomia e del turismo italiano. Per Michele Emiliano, governatore regionale, una soddisfazione immensa. E rimaniamo a parlare di Puglia, perché la Corte dei Conti ha parificato il bilancio della regione. Soddisfatto il governatore regionale Emiliano. Ascoltiamolo.